diretta tra politica e cittadini. Quindi siamo andati a vedere nel concreto come i social possono appunto aiutare la politica. E come prima diceva Brando, che ha toccato alcuni temi del mio discorso, abbiamo preso come esempio emblematico Obama 2008, la campagna elettorale di Obama 2008, che è stato un spartiacque, diciamo, tra un modo più antico e più arcaico di fare politica, di portare avanti una campagna elettorale, e come invece saranno molto, molto probabilmente le campagne elettorali attuali del futuro. In America sono attuali, se sono attuali, in Europa un'Europa un po' meno. Ecco, noi abbiamo visto una cosa molto importante. I punti fondamentali della campagna elettorale di Barack Obama sono stati appunto l'uso molto 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 forte dei classici social networks, ma anche del canale YouTube, mail settoriali, mail mandati a determinati gruppi. E ci siamo accorti che, in poche parole, il vantaggio è stato nel creare partecipazione, quindi tra gli stessi cittadini, i sostenitori di Barack Obama, che sono stati anche i suoi finanziatori, in poche parole. E questa è la forza della campagna elettorale che è stata svolta appunto da lui nel 2008 e nel 2012, cioè usare la rete come strumento, perché la rete non può essere il movimento in sé per sé, ma la rete è lo strumento che muove le masse, che muove appunto i sostenitori, e questa è una cosa fondamentale. E tanto molte cose sono state dette, perché io volevo fare anche un piccolo commento sul Movimento 5 Stelle, che forse è stato l'unico in Italia che riuscì a fare qualcosa, ma già l'ha spiegato Brando, quindi è a posto.